Per garantire la ripresa fotografica con un caso normale esistono delle particolari camere, dette camere stereometriche. Si tratta in sostanza di due macchine fotografiche con obiettivi di una certa qualità che siano praticamente esenti da distorsione, che sono poste all'estremo di una barra di una certa lunghezza. Il caso che stiamo vedendo qui è la barra è lunga 1,20 m. Queste riprese sono state fatte in occasione del terremoto, a seguito del terremoto del 1980. E come vedete non ci sono sistemi che possono assicurare rilievi rapidi e diciamo esenti da rischi, come nel caso di terremoto, di incendio o qualsiasi altro evento in cui l'oggetto da rilevare diventa inaccessibile. In particolare gli operatori fanno parte dell'unità fotogrammetrica dei vigili urbani di Bari, del comune di Bari, che poi nell'80 era stata la prima polizia municipale che si è dotata di un'unità fotogrammetrica. Come vedete la ripresa è abbastanza, a livello tecnico fotografico, è abbastanza semplice. Si tratta di sistemare il treppiede in un certo punto, assicurarsi, ma è anche questo è un fatto relativo, che la barra sia orizzontale, quindi questa è dotata di una livella sferica e poi ci sono due livelle toriche ortogonali applicate proprio alla camera stereometrica. Qui si tratta di piazzare la camera, inquadrare il soggetto da rilevare e fotografarlo. Essendo questa camera con base 1,20 m, può effettuare delle riprese tra un minimo di 6 metri e un massimo di 24 metri. Quindi quando vedremo, se riprendiamo un oggetto a 6 metri, teniamo presente che è quasi un oggetto posto a 25-30 cm dagli occhi nostri. Quindi teoricamente abbiamo la massima precisione, però ci dà fastidio osservarlo così vicino. Quando è a 24 metri, è ottimo come visione stereoscopica, però comincia a essere non poco precisa, ma insomma richiede una certa attenzione la misurazione. Questa camera accetta lastre fotografiche del formato 6x9. Considerato che non è più reperibile, eccetera, abbiamo sempre adottato dei vetrini su quali applicavamo delle lastre piane, delle pellicole piane del formato 6x9 e andavano abbastanza bene, almeno per quello che è servito. Sono state fatte numerose riprese, circa 3.000 lastre in occasione del terremoto, e tutti questi fotogrammi oggi sono in rete sul sito del laboratorio, nel catalogo fotogrammetrico, e possono essere consultate anche da casa. Qui vediamo il catalogo fotogrammetrico, cioè basta scegliere la località o il nome del monumento che ci interessa o altri dati che si pigliano dal catalogo, e con un clic riusciamo ad avere in tempo reale tutti i fotogrammi scattati per quel monumento. Facendo clic sulle voci dei singoli fotogrammi, li abbiamo in coppia stereoscopica. E fatto molto importante, non solo possiamo vederli in stereoscopia, ma possiamo anche pigliarci le misure che vogliamo. Lo stereoscopio che vedete sul tavolo è molto semplice, fatto in alluminio, anche con gli specchi di alluminio ed è privo di lenti, serve solo a osservare su uno schermo da 20 pollici panoramico la coppia di fotogrammi. Su questa coppia di fotogrammi, grazie a un programma abbastanza semplice, riusciamo a spostare una marca mobile e conoscere le coordinate
di questa marca mobile. Il sistema di riferimento, quando facciamo la ripresa con questa camera, è all'origine nella camera di sinistra, l'asse X secondo la base, l'asse Y secondo l'asse ottico della camera di sinistra e l'asse Z verticale. Quindi se la camera sta orizzontale, il sistema di riferimento è orizzontale, se è inclinata, il sistema di riferimento sarà inclinato. In particolare questa camera può essere inclinata di 10, 30 gradi, 60 gradi e 90 gradi per le riprese zenitali. Archiviando le lastre con questi dati, in tempo reale noi abbiamo la possibilità di pigliare tutte le misure che vogliamo. Come è possibile prendere queste misure? E qui vediamo sullo schermo uno screen abbastanza semplice. Cioè, sulla base della similitudine di triangoli è possibile ricavare le coordinate x, y e z di un punto del terreno grazie alle immagini di questo punto sulle due lastre. È chiaro che per fare questo dovremo conoscere la camera che stiamo utilizzando, la distanza fra il centro di proiezione e la lastra, che non è la distanza focale, è la distanza esistente fra questo punto e il piano al momento dello scatto. La camera astrometrica in particolare è a fuoco fisso, quindi la distanza viene fornita dalla casa. E siccome vedete che già nel calcolo della profondità della Y c'entra questa distanza principale, è chiaro che più è precisa la misura. Nel caso delle camere metriche, la precisione con cui viene calcolata questa distanza è del centesimo di millimetro. Oltre a conoscere questo, dobbiamo conoscere l'intersezione della perpendicolare al fotogramma con il fotogramma stesso, quello che viene chiamato punto principale e che è l'origine di un sistema di riferimento che è XY, nel quale rileviamo le coordinate dei punti corrispondenti. Quindi è evidente che un qualsiasi elementare programma, rilevando da ogni fotogramma le coordinate di punti corrispondenti, è possibile in tempo reale avere le coordinate terrene del punto. Nel caso particolare del programma che utilizziamo in laboratorio, facendo clic sul fotogramma di sinistra abbiamo le coordinate sinistre, facendo clic sul fotogramma di destra abbiamo le coordinate del fotogramma di destra e le coordinate in tempo reale del coordinate terreno del punto rilevato. È chiaro che spostando su un altro punto rileviamo le coordinate, se le prime sono state memorizzate è facilissimo avere in tempo reale sempre la distanza fra i due punti. Poi vedremo come sarà possibile anche, oltre che rilevare le coordinate terreno, conoscere le coordinate terreno e rilevare le coordinate dei punti corrispondenti sui due fotogrammi. La prima si chiama fotogrammetria diretta. Il secondo caso, cioè quando rileviamo le coordinate dei punti immagine sulle lastre, parleremo di fotogrammetria inversa, e questo ci servirà soprattutto per la progettazione.